Io nasco come fisioterapista, ho scelto di fare la scuola di osteopatia, di seguire questa scuola perché nella scuola di fisioterapia ci insegnano molte tecniche di riabilitazione, ma poche tecniche manuali effettivamente. E quando una persona vuole lavorare in libera professione soprattutto ha bisogno di avere molti più strumenti e questi li ho trovati tutti nella scuola. Sicuramente la vita lavorativa è cambiata in maniera sensibile e questo grazie all'offerta formativa. E già dal primo incontro, proprio dal primo fine settimana di incontro, subito sono riuscita il lunedì successivo a mettere in pratica quelli che sono stati gli insegnamenti. La scuola si basa proprio su dei principi fondamentali che sono l'anatomia e la fisiologia e da lì si costruisce tutto, si costruiscono le tecniche. C'è un'altra cosa che mi piace molto, è un dialogo aperto con tutti i docenti, a partire dal direttore della scuola, un dialogo che è sempre costruttivo e questo dialogo inizia il primo giorno e in realtà non finisce mai. Io mi sono diplomata ma continuo a tenere come punto di riferimento la scuola perché ci sono continue evoluzioni, perché loro stessi si mettono sempre in discussione e questa è una cosa secondo me molto importante per noi, soprattutto per noi che lavoriamo in uno studio, avere sempre un riscontro con altri colleghi e con i docenti.